Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi video dedicato ai libri brevi. Sono una grande amante, una grande appassionata dei libri brevi, soprattutto perché mi danno l'occasione di leggerli, di iniziarli e di terminarli tutti in una volta, tutti in una tranche sola. E questi sono libri adatti appunto se avete un pomeriggio, una mattina libera, qualche ora da passare in solitudine, magari se dovete affrontare un viaggio. Insomma, sono dei libri che condensano in poche pagine tutta la bellezza della letteratura. In realtà non necessariamente i libri brevi devono essere affrontati tutti in una volta, si può anche spezzare la lettura come avviene per i libri lunghi, però ecco, io le chiamerei un po' letture flash, quindi se avete tempo e avete la voglia, anche se siete per esempio un po' nel blocco del lettore, avete bisogno di un libro veloce che vi sblocchi, questi sono titoli che fanno per voi. Partirei subito con i consigli. Primo consiglio, letteratura russa, storia di un manichino per parrucchiere di Aleksandr Kajanov. Scusatemi la pronuncia pessima, ma appunto non conosco il russo. Autore moscovita, nato nel 1888 se non erro, sì, a Mosca, autore particolarmente celebre e molto spesso paragonato a Hoffman, proprio per la sua peculiare, il suo uso peculiare del gotico. In particolar modo, Storia di un manichino di parrucchiere parla di un uomo che conduce una vita abbastanza monotona, la cui vita viene sconvolta da una visione che a noi sembrerebbe apparentemente banale. Lui sta camminando per le strade di Mosca quando si imbatte in una vetrina per parrucchieri. In questa vetrina osserva un manichino che in realtà è doppio, cioè è composto da due gemelle che sembrano due gemelle siamesi. Chi sono queste due donne? Da dove viene questo manichino di cera? Ecco, questo è il motivo che dà il là a tutta la vicenda narrativa. È una storia di ossessione, è una storia che parla del torbido, della passione amorosa, si parla di gotico, di eroticità passionale, demoniaca. È un racconto che ha molto a che fare con il fantastico, ma soprattutto con il grottesco, con il perturbante, con il conturbante. Lui viene affetto da una vera e propria follia ossessiva e si metterà alla ricerca di questo manichino. Esistono le modelle che hanno ispirato a questo manichino? Chi sono? Riuscirà a trovarle? Ecco, se state cercando un romanzo breve dalle tinte inquietanti, questo fa per voi. Secondo consiglio, andiamo alla mia amata letteratura cinese. Vi parlo di Legno Sacro di Liu Qingbang. Allora, ambientazione Cina dei primi del Novecento, contesto lavoratori migranti. Siamo infatti nella Cina rurale, dove incontriamo i nostri due protagonisti, che sono due uomini che scappano dalle loro case per poter sbarcare il lunario e cercare fortuna altrove. La fortuna loro l'hanno trovata nelle miniere. Infatti questo è un romanzo che descrive, un romanzo un po' sociale, che descrive la difficile condizione di lavoro di tutti i lavoratori nelle miniere di carbone, laddove appunto il titolo Legno Sacro si riferisce proprio al carbone stesso, che viene chiamato così, veniva chiamato anticamente così. Questi due uomini sono riusciti a trarre vantaggio da una condizione sociale, economica devastante. Vi potete immaginare le condizioni aberranti in cui i lavoratori scavavano in queste miniere di carbone. Perché sono riusciti a trarre vantaggio? Perché i due hanno escogitato un metodo infallibile per fare soldi. Truffano gli altri, cioè loro dove ovunque si recano sono appunto dei lavoratori migranti che quindi si muovono di miniera in miniera, via via che si muovono da una miniera all'altra trovano sempre un gonzo, chiamiamolo così, qualche giovane ragazzo un po' ingenuo da fregare. Quindi cosa fanno? Lo adescano, si fingono suoi parenti e poi lo uccidono nella miniera per poi chiedere al padrone della miniera soldi in cambio. Questo è un sistema ben oliato che i due conoscono molto bene, che portano avanti da anni. Accade però che improvvisamente quello che loro pensano sia uno di tanti gonzi, forse così ingenuo e così stupido non è. Che cosa accadrà? Insomma, è un romanzo molto crudo, molto violento, che descrive bene un tipo di società che io definirei
una società nascosta, piena di contraddizioni, di crudeltà, dove vince il più forte, dove sopravvive colui che riesce a non avere peli sullo stomaco. Insomma, se state cercando un romanzo violento, ma soprattutto di grande impatto sociale, questo è perfetto. Passiamo ora invece alla letteratura di genere e andiamo al genere fantascientifico. Edito Carbone Editore, La bellezza di Aaliyah Whiteley. Qui siamo sulle 130 pagine, quindi anche qui vedete un romanzo estremamente breve, fantascienza barra weird fiction. Tutto prende avvio da un'idea a mio parere geniale. Siamo in un mondo, forse un futuro, non lo so, utopico o distopico, decidete voi, ma io direi più post-apocalittico. Tutte le donne sul pianeta sono morte, si sono ammalate di una malattia che non viene ben specificata e piano piano sono morte. A questo punto noi ci ritroviamo su una valle, in mezzo al niente praticamente, e gli uomini che sono sopravvissuti, questi pochi uomini, sono soliti circondarsi la sera attorno al fuoco, attorno a un focolare, e il nostro protagonista è il narratore di storie, cioè un uomo che all'interno di questa comunità ha come scopo quello di raccontare storie, ma non storie casuali, bensì le storie delle donne che sono morte, un po' come se rivivessero la mitologia al femminile attraverso il ricordo delle proprie nonne, delle proprie madri, delle proprie sorelle, delle proprie mogli, che ormai sono morte e non c'è più. Ma davvero è la fine dell'umanità? Perché si sa che se non ci sono donne, come potrà proseguire la specie? Beh, un fungo non ben identificato sarà forse la speranza o forse la fine per l'umanità stessa. Insomma, forse più che fantascienza si parla proprio di weird fiction, laddove il termine weird si appropria del senso di sconosciuto, bizzarro, rocambolesco, dove non c'è spiegazione allo strano. Bellezza è il titolo adatto perché si parla soprattutto e molto della questione femminile legata alla bellezza estetica, laddove però l'esteriorità e il fascino del femminile, forse del femminio, rimanda anche certe volte alla brutalità di quelle che forse saranno nuove creature dalle fattezze femminili, ma forse non dall'umana cognizione. Diciamo così, è molto difficile parlare di libri brevi perché non vi voglio dire tanto, spero però di avervi convinto perché questo è un titolo veramente molto interessante. Spero non vi disturbi troppo il rumore, ma purtroppo ovviamente come sempre quando inizio a girare stanno tagliando gli alberi vicino a casa mia, è tutto il giorno che è così, ho aspettato ore e ore, io spero veramente che non vi disturbi troppo questo rumore di sottofondo, vi prego, abbiate pazienza, abbiate pietà di me. Ma proseguiamo invece con i nostri consigli, che è ciò che ci interessa. Prossimo romanzo breve, questo è un romanzo che non sapevo se introdurre perché siamo sulle 170 pagine, ma alla fine mi sono detta siamo sotto le 200, quindi facciamocelo andare bene, ed è Stupro, una storia d'amore di Joyce Carol Oates. Joyce Carol Oates, famosissima, celebre scrittrice americana, celebre soprattutto per aver scritto veramente tantissimo, questo è uno dei suoi romanzi brevi più illuminanti. Parliamo, come chiaramente il titolo ci fa intuire, di un evento super drammatico. Siamo nel 1996, America, una madre e una figlia stanno tornando da una festa, è all'incirca mezzanotte e stanno attraversando un giardino pubblico. Ahimè, la madre viene violentata, tutto sotto gli occhi della figlia dodicenne, che riesce a scappare e a nascondersi. Da questo nascondiglio però assiste a tutta la violenza, una violenza di gruppo. Il tutto viene raccontato dalla ragazzina, che deve riuscire a sopravvivere. Sopravvivere a cosa? Al dramma della violenza sulla madre, chiaramente al turbamento incredibile che la madre vivrà, ma anche a tutto il processo non soltanto giuridico, legale, ma il processo sociale che la madre e la figlia subiranno a causa di questa violenza. Cosa ci facevano in quel giardino, in quel parco pubblico, cosa ci facevano a quell'ora, dove erano state, perché madre e figlia si erano recate insieme a una festa. Insomma, come vi potete immaginare, si parla tantissimo del processo di colpevolizzazione ai danni delle vittime di violenza sessuale. È un romanzo veramente tostissimo, molto molto crudo,
Qui c'è da preparare lo stomaco, vi consiglio di affrontarlo solo se vi sentite in grado, perché è un romanzo che comporta un turbamento interiore molto forte, anche perché è raccontato proprio dalla figlia che assiste il tutto e quindi non soltanto vive la drammaticità di dover vedere con i propri occhi ciò che accade, ma anche il senso di colpa di essere lei in qualche modo sopravvissuta alla madre e di essere riuscita a sfuggire, ma di non essere riuscita a chiedere aiuto. Un dramma veramente molto potente che in pochissime pagine riesce a condensare la sofferenza di un evento del genere. Mi viene però da dire che libri brevi possono anche essere libri di non fiction, ed è questo il caso di un piccolo testo di 114 pagine, un testo che io definirei classico anche perché scritto intorno alla fine dell'Ottocento. Sto parlando di Nellie Bly, 10 giorni in manicomio. Questo è un testo preziosissimo perché è stato scritto di primo pugno da Nellie Bly. Nellie Bly è stato un personaggio, una scrittrice, una giornalista, viaggiatrice, una donna dalle mille sfaccettature, una donna vissuta intorno alla seconda metà dell'Ottocento in America, e quando è stata giornalista ha fatto una delle cose più assurde che si possano mai fare, che si possano mai pensare, soprattutto più di un secolo fa da parte di una donna. Lei infatti, siamo nel 1887, la reporter Nellie Bly, fingendosi una rifugiata afflitta da paranoia, si fa rinchiudere nel manicomio dell'isola Blackwell allo scopo di scoprire le condizioni di vita delle donne ricoverate. Come vi potete immaginare, le condizioni di vita di questo manicomio femminile non erano proprio le migliori. Immaginatevi un manicomio completamente isolato, dove venivano rinchiuse donne non soltanto affette effettivamente da patologie psichiatriche, ma anche e soprattutto donne scomode, molto spesso rinchiuse lì da mariti gelosi, mariti che non le sopportavano più, padri annoiati, quindi donne che non soffrivano di alcunché. Nellie Bly è stata la prima reporter investigativa della storia mondiale, quindi insomma la vedete qua, un reportage ricchissimo di grande dolore e sofferenza. Lei è stata un genio dell'investigazione e del giornalismo, insomma questo è imprescindibile. Passiamo ora invece alla letteratura contemporanea, ci muoviamo, ci spostiamo in Francia, letteratura francese, testo di 100 pagine, Clémentine Enel, Vuoto d'aria, edito Alter Ego Edizioni. Questo è un testo che ha riscosso tantissimo successo in patria, tant'è vero che è stato edito niente poco di meno da Gallimard, e questo è un esordio letterario. La scrittrice ha esordito a soli 25 anni con un libro molto breve ma molto denso di drammaticità. Vuoto d'aria parla di questa protagonista, una ragazza che ha 27 anni, che sta uscendo da una relazione turbolenta con un uomo molto più grande di lei, sposato, con figli, che ha compiuto su di lei abusi dal punto di vista psicologico ma anche fisico. Lei è completamente distrutta dall'abbandono da parte di quest'uomo e questo è il suo vuoto d'aria, cioè quel momento di sofferenza così profonda, così viscerale, che la porta in una spirale di orrore, di ossessione, di follia. Questo è proprio il racconto di un processo di autodistruzione. La nostra protagonista inizierà una sequela innumerevole di atti di autodistruzione, di manipolazione contro e verso se stessa, nel tentativo da un lato di salvarsi da questa fine di una relazione tossica e abusante, dall'altro di autodistruggersi fra sesso, relazioni tossiche, alcol, droga, autolesionismo, tanti trigger warning per un volume però che sicuramente non lascia indenni. Torniamo però adesso alla letteratura cinese, perché c'è un altro testo breve, secondo me super meritevole. Siamo sulle 140 pagine, sto parlando de La vita felice del ciarliero Zhang Damin di Liu Heng, scrittore contemporaneo cinese molto celebre, portato da noi in Italia da Atmosphere Edizioni. Questo è un libro ironico, finalmente mi direte, perché effettivamente vi ho portato un bel po' di libroni pesantucci. Questo invece è un libro più scanzonato, un pochino più cinico, anche se c'è anche qui un po' di dramma, perché altrimenti non sarei io a consigliarvi questo libro. Ambientato nella Pechino degli anni 90, è quella città che sta vivendo, che ha già vissuto, ma soprattutto sta vivendo
un periodo florido dal punto di vista economico, che però si percuote sulla popolazione più povera in maniera veramente pesante. È un periodo soprattutto delle grandi innovazioni dal punto di vista degli edifici architettonico. Si costruiscono grandi palazzi, grandi grattacieli. E che cosa succede alla popolazione meno abbiente che viveva nei punti più suburbani, più periferici della Pechino di allora? Beh, immaginatevi queste case che si accumulano l'una sull'altra, questi vicoli che pullulano di persone che fanno parte dei ceti meno abbienti, di quelli che adesso fanno parte della Pechino povera, suburbana, periferica. Ecco, noi seguiamo una di queste famiglie che è costretta a vivere l'una sull'altra, praticamente in una casa minuscola, in una stanza, ed è la famiglia del Ciarriero. È una famiglia stramba, bizzarra, formata da tanti personaggi, uno più strano dell'altro, ma chiaramente il nostro protagonista è il Ciarriero Zhang, un uomo che non riesce a tenere la bocca chiusa. Immaginatevi già in questo contesto sociale così divertente, che un po' mi ricorda i coreano Parasite, quindi l'idea di questa famiglia rinchiusa in questa casa minuscola, che non si sopportano, ma da un altro lato il loro essere poveri in un contesto invece sociale in cui i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, cercano da un lato di aiutarsi fra gli uni con gli altri, dall'altro questa vicinanza così obbligatoria diventa frustrata, diventa simbolo di grandi frustrazioni per tutti. Seguiamo quindi gli episodi innumerevoli che sono ora drammatici, ora molto comici, ora ironici, ora grotteschi, in questa casa che diventa uno dei personaggi della storia stessa. Insomma, un bellissimo ritratto della Pechino dell'epoca, ma anche soprattutto un disincantato e amorevole inno di gioia e d'amore alla famiglia intesa come nucleo fatto soprattutto di grandi contraddizioni e contrasti. Passiamo ora a una raccolta di racconti, perché bene sì, si possono trovare anche raccolte di racconti molto brevi. Qui siamo sulle 80 pagine, una delle scrittrici più meritevoli di sempre. Sto parlando di Agatha Christie, che sicuramente avrete già sentito nominare per Trilogia della città di K, ma ciò di cui vi voglio parlare io è Vendetta. Vendetta è una raccolta di racconti brevissimi. Parliamo di racconti che non superano mai le 3-4 pagine, talvolta anche mezze pagine. Sono racconti drammatici, in cui si parla soprattutto di fratture, alienazioni, solitudini. Il tutto viene fatto con una penna grande, grande, grande. Se avete letto la trilogia della città di K, capite cosa intendo quando voglio parlare di violenza, vendetta, solitudine, isolamento, crudeltà umana. Si dipinge proprio quelle che sono le ombre, le sfumature della psicologia e anche della psicosi dell'essere umano, e lo si fa attraverso dei racconti che sembrano dei frammenti, ma che danno invece la dimensione psicologica di personaggi attraverso schizzi leggerissimi, tocchi proprio di penna di una, due, tre righe, che riescono però a dipingere un quadro bellissimo. Io penso che Agatha Christie sia una delle scrittrici che riesce al meglio a condensare in pochissime parole la grandezza e la tridimensionalità umana. Molto molto bello. Ultimo consiglio, e questa volta ve lo mostro perché non lo possiedo in copia, ma l'ho ascoltato in audiolibro e vi consiglio caldamente l'ascolto qualora riusciate a trovarlo, lo trovate su Audible, è Stefan Zweig, Novella degli scacchi. Stefan Zweig, grande autore della narrativa breve, tutto ciò che ha scritto è quasi tutto narrativa breve. Mi viene in mente Paura, Lettere di una sconosciuta, Mendel dei libri. Io però vi parlo in particolar modo di Novella degli scacchi, l'ultima opera scritta dall'autore. Siamo nel 1941 quando la scrive. Lui si trova in Brasile, ormai è dovuto scappare dalla sua amata Austria perché Zweig era di origine ebraica e quindi ovviamente doveva scappare dal nazismo. Pensate che le sue opere sono state bruciate, quindi è stato un autore censurato in patria proprio durante il nazismo. E Novella degli scacchi è una novella brevissima che soffre di tutta la drammaticità del momento storico che Zweig stava vivendo. Pensate che Zweig si suicidò con la moglie pochissimi mesi dopo aver scritto Novella degli scacchi.
Novaglia degli scacchi parla di questo momento drammatico di una partita di scacchi all'ultimo sangue, io la definirei così, fra un personaggio gretto, ignorante, che sarebbe un po' l'emblema della cattiveria e della malvagità storica e umana, e un altro personaggio che invece è un personaggio colto e raffinato, che sarebbe lo dietro il quale si nasconderebbe Stefan Zweig stesso. Fra i due avviene su una barca che si sta recando in Brasile, in mezzo al niente, nella solitudine più totale, questa partita che sembra essere più che una partita, più che un gioco, la partita per la sopravvivenza fra questi due uomini. Chi vincerà, l'astuto, il furbo, ma il mascalzone, oppure il colto e raffinato uomo di cultura? È una parabola, è una metafora che parla della lotta della storia fra il bene e il male. Un romanzo che è carico di tutta la sofferenza che l'autore stesso stava vivendo nel momento della scrittura e che un po' è anche profetico di quello che poi accadrà a lui, ma direi in generale alla storia umana tutta. Beh, con quest'ultimo consiglio io direi che la chiudiamo qua, questi sono i libri brevi che vi consiglio caldamente. Fatemi sapere se anche voi come me siete amanti della letteratura breve, se vi piace leggere libri flash tutti in una volta, se conoscevate i romanzi e i libri in generale che vi ho suggerito oggi, quali sono invece i vostri libri flash preferiti. Io come sempre vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!